chiama Fai contare la cultura Toscana Creativa 2030 e lo scopo è quello di rivedere prima di tutto la normativa regionale. Ascoltare operatori del settore, analizzare lo stato dell'arte e individuare un'adeguata programmazione delle politiche future sono in sintesi i punti base del percorso partecipativo Fai contare la cultura Toscana Creativa 2030, promosso dalla Commissione Cultura del Consiglio regionale e dalla Giunta. Il percorso, presentato negli scorsi giorni al Teatro della Compagnia di Firenze, si svilupperà in due fasi. La prima sarà quella della raccolta di informazioni online attraverso una piattaforma creata appositamente sul sito del Consiglio regionale, dove operatori del settore, portatori di interesse, istituzioni e lavoratori potranno contribuire all'indagine rispondendo fino al mese di settembre prossimo a due questionari. La seconda fase, quella più operativa e di analisi delle istanze raccolte in rete, invece si svilupperà con audizioni e incontri diretti. Consiglio e Giunta compatti per una nuova politica della cultura in Regione Toscana. Rivedremo le leggi, la manutenzione della legge 21 che ha fatto il suo tempo, la legge sull'Arbonus, dare risposta ad un settore che ha fortemente patito durante la pandemia. Il settore della cultura e i lavoratori della cultura hanno sofferto quanto e forse più di altri lavoratori, scontando anche condizioni strutturali di maggiore fragilità, maggiore precarietà, maggiore instabilità, contratti di lavoro meno chiari, inquadramenti non definiti. Insomma, un settore che ha bisogno di strategia. Oltretutto, in una regione come la Toscana, che nei suoi beni culturali, nella loro valorizzazione, nel clima in generale che la cultura genera in questo territorio, ha una delle sue caratteristiche principali, uno dei suoi punti di forza, ci sembra davvero necessario far diventare tutto questo il perno di una nuova strategia di sviluppo per il territorio, quindi la cultura al centro delle politiche di sviluppo della Toscana e anche cercando di dare risposta specifica ai lavoratori di questo settore delicato. Non per nulla con noi nella grande barca degli Stati Generali sono i sindacati maggiori, i sindacati regionali che hanno lavorato alla sezione del questionario dedicata al lavoro e che ci aiuteranno a leggere anche in filigrana i risultati che verranno da quel fronte. Uno degli obiettivi è anche quello di davvero innescare un cambio di mentalità anche nei nostri cittadini, che imparino a valutare questo settore come un settore di lavoro. Molto spesso si dice una battuta agli artisti, viene detto sì, ma di lavoro che cosa fai? Ecco, noi vorremmo che fare l'artista in Toscana fosse un lavoro vero, fosse com'è davvero e fosse riconosciuto da tutti e che non si dovesse più pensare soltanto alla dimensione dell'offerta culturale come ricreazione. Ecco, il culturale è lavoro, è industria, è ricchezza, è sviluppo del territorio. Un percorso quindi che, come già avvenuto col mondo della sanità, cerca di aprirsi al confronto che consenta di descrivere la situazione attuale e al tempo stesso di individuare nuovi asset per le politiche di settore. Fanno dire agli operatori, alle imprese culturali e dovranno essere raccolti in questo senso dai decisori politici il livello di conoscenza che alcuni metodi, alcune tecniche, alcune discipline hanno nel settore e sono quanto ne sai per esempio in tema di finanziamenti europei, quanto ne sai in tema di art bonus. È una sorta appunto di autovalutazione per capire se lo strumentario, la cassetta degli attrezzi di cui le imprese culturali sono già dotate ha bisogno di un rafforzamento oppure se siamo già dotati appunto di una qualificazione minima che consente a queste imprese di lavorare con sempre maggiore incisività con gli strumenti che il mondo della cultura e dei finanziamenti culturali mette a loro disposizione. Un grande lavoro aiutati da IRPET e da Fondazione Sistema Toscana per cercare di capire lo stato dell'arte in Toscana, delle associazioni culturali e anche dei lavoratori del mondo della cultura, perché molte volte alcuni di loro non sanno nemmeno di lavorare per la cultura. Dopo poi faremo una riflessione e cercheremo di fare delle cose concrete su tutti i territori, perché la cultura può essere anche, dopo poi il periodo del Covid, un momento per ripartire anche economicamente. L'idea è quella di contribuire a questo percorso di analisi, di studio, di riflessione. Lo slogan che è il manifesto, diciamo, di questa iniziativa è Fai contare la cultura, cioè mettere la cultura al centro dell'agenda politica. Si potrebbe rovesciare e dire anche perché la cultura effettivamente conta, nel senso che ci sono una serie di benefici collegati alla cultura, sono benefici economici, non trascurabili l'impatto della cultura sul PIL e sull'occupazione, almeno due punti
2% diciamo, del PIL imputabile alla cultura, il 3% del volume di lavoro, e poi vi sono una serie anche di impatti significativi, non solo economici, perché la cultura contribuisce a quella che potremmo definire anche una coscienza di luogo. C'è una coscienza di classe, ma c'è anche una coscienza di luogo, nel senso che ogni territorio non è solo uno spazio fisico, ma anche una comunità, un insieme di valori, di comportamenti, di rapporti di produzione e sociali. La cultura contribuisce a creare tutto questo. Noi dobbiamo fare molto più di quanto abbiamo fatto in termini di investimenti, dobbiamo puntare per far crescere la produttività anche in un settore come questo, e più in generale comunque la produttività dell'economia regionale e dell'economia del paese, perché solo così possiamo mantenere e garantire livelli stipendiali e occasioni di lavoro. Quindi non dobbiamo fare tanto politiche per la cultura, ma dobbiamo fare politiche in generale, perché sia possibile, come dire, garantire le premesse per una crescita dell'economia. Questo poi garantisce a cascata anche la spesa per il welfare, la spesa per la cultura, la spesa per la salute e una serie di spese che sono importanti per i nostri diritti di cittadinanza. Parla di speranza e di come ha affrontato sempre col sorriso questa situazione. Io non dico che sono malata, ma è una situazione da risolvere. Sempre con il sorriso, questo è il titolo scelto da Carolina Marconi per descrivere in un libro la sua battaglia più difficile, quella contro la malattia, che le ha fatto percorrere un viaggio doloroso e lungo verso una meta incerta, ma comunque intrisa di speranza e di amore per la vita. È un inno alla vita, è un libro che parla anche del tempo, che uno pensa di essere eterno, ma non siamo eterni. Perché se dovete fare qualcosa fatela subito, non rimandate l'amore mai, questo parla del libro, non solo di tumore. La felicità per me è essere sopravvissuta, per me la felicità è apprezzare tutto in questo momento, non perdere tempo, per me la felicità sono i piccoli attimi che sto trascorrendo con la mia famiglia, le persone che mi vogliono bene e sono le grandi risate che faccio con i miei nipotini, per me. O magari quando cucino qualcosa di buono per la mia famiglia. La felicità è quando mi commuovo, e adesso mi ha fatto questa domanda e mi è commosso. Il libro è un esempio per migliaia di donne che si trovano a dover combattere nel quotidiano contro una dura malattia, da evidenziare infatti che solo nello scorso anno in Italia 55.000, di cui 3.400 in Toscana, sono stati tumori al seno registrati. Oggi Carolina è con noi a raccontare questa sua esperienza, che è un'esperienza che tocca tantissime donne purtroppo, ma che è un'esperienza di grande forza, di grande volontà, di grande speranza, di grande fede, di grandi valori, proprio per lanciare un messaggio, che è questo messaggio importante che vogliamo trasmettere a tutte le donne. In fondo la cultura è proprio questo, diffondere dei messaggi positivi, dei messaggi di forza, e noi oggi molto modestamente cerchiamo di farlo in questa bellissima sala. E noi siamo qui anche per sensibilizzare su questa battaglia, proprio perché ci deve essere l'adeguata conoscenza e l'impegno istituzionale per cercare veramente di fare di tutto per sconfiggere il male, anche questo male. Ovunque, dal Portogallo all'Islanda, da Creta alla Scozia, alla Norvegia, le fiabe originali, che sono state prima leggende, prima racconti orali e prima ancora miti, affermano, costituiscono il vero nesso connettivo dell'Europa. Il progetto della Via Europea della Fiaba arriva anche in Toscana con Pinocchio di Collodi, progetto importante che esalta unità extranazionali, fondamenti, si sottolinea, dell'Europa e quindi dell'Italia, ma anche della stessa Toscana. Il bene e il male, il giusto e lo sbagliato, il buono e il cattivo, il bello e il brutto sono identici, e a partire da questa identità di base che noi anche antropologi chiamiamo l'anima collettiva di un mondo, vogliamo ripristinare attraverso le fiabe le singole identità nazionali, la storia che c'è prima di noi, e di fatto predisporre un tessuto comune della cittadinanza europea. E il mio scopo è quello di riaffermare attraverso Pinocchio, Pierino Porcospino, Hansel e Gretel, piuttosto che il Piccolo Principe o Alice nel Paese delle Meraviglie, l'analogia dei valori comuni e la differenza delle loro espressioni. Con questi presupposti, quindi, Collodi, piccola capitale della fiaba nostrana, può oggi festeggiare il riconoscimento di itinerario culturale della Via Europea della Fiaba da parte del Consiglio d'Europa. Un riconoscimento che arriva a termine di un iter molto lungo, che permette alla città del famoso burattino di legno di entrare in un circuito interessantissimo
turismo dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista turistico e di interesse internazionale. Pinocchio si lega infatti alle principali fiabe europee in un itinerario che coinvolge bambini e famiglie, trasmettendo valori che ognuno di noi ha imparato a riconoscere. Una mostra non solo particolare, una mostra molto bella. Ringrazio Mauro Cenci per averla voluta qui in Consiglio regionale. Noi abbiamo sempre detto che la cultura passa attraverso la capacità di saper raccontare quello che noi siamo. E cosa c'è di più che non quello che siamo in una biblioteca, l'ordine dei libri, come vengono predisposti per autore, i nostri gusti. In una biblioteca c'è il racconto di quello che noi siamo. Così il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, al taglio del nastro della mostra Le biblioteche domestiche. 35 foto realizzate da Mauro Cenci che raccontano il rapporto intimo di diversi cittadini con i propri libri. Per me è una grandissima emozione questa, perché è la prima volta che presento un lavoro in un luogo istituzionale importante come questo. Che cosa posso dire? Che è un lavoro che mi ha preso moltissimo tempo, perché andare a Milano, a Roma, a Parma e poi naturalmente a Firenze eccetera non è stato un lavoro semplice, però quello che mi interessava era far capire il rapporto che c'è con la lettura da parte di tante persone attraverso le loro librerie e con i dettagli che poi io ho estrapolato, e cercare di far capire un po' quella che è la personalità, una sorta di ritratto delle persone che abitano queste biblioteche, che non a caso io ho chiamato domestiche, proprio per far capire un po' l'utilizzo, diciamo così, dei libri. Ecco, questo è un po' il concetto in estrema sintesi del mio lavoro. I sentimenti sono stati un po' contrastanti, perché io mi sono trovato davanti a delle biblioteche molto piccole e molto grandi, e poi in alcuni casi ordinatissime per bene, in altre un grande, se si può usare un'espressione un po' così, un grande casino. Ecco, una grandissima confusione. Ecco, quindi è stata un po' l'eterogeneità, diciamo così, di questi ambienti che mi ha colpito, e poi conoscere queste persone che mi ha dato un'emozione incredibile, una gioia infinita. Ecco. È il racconto di quello che siamo, è stato detto al taglio del nastro. Una mostra di sicuro successo, anche secondo il consigliere Marco Casucci. Indubbiamente un'iniziativa che già i numeri di questa mattina dimostrano che avrà un oggettivo successo, probabilmente perché in realtà siamo molto legati intimamente ai libri, e questa idea di Mauro Cenci è un'idea straordinaria, perché cerca anche di conservare proprio plasticamente le biblioteche delle case dei toscani. È un elemento di continuità rispetto al nostro passato, che siamo sempre stati dei buoni lettori in Toscana. Questa intimità mi piace, perché entra nelle case delle persone, e noi siamo qui a celebrare veramente una bella iniziativa. Al taglio del nastro ha partecipato anche il critico d'arte Paolo Barbaro del Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell'Università di Parma. Ma ho visto le prime foto, devo dire che poi ho seguito da lontano, ma con molta attenzione e con molto piacere, il procedere di questi viaggi di Mauro Cenci attraverso l'Italia. Qualche bibliotecario domestico l'ho trovato io, uno a Milano, addirittura ha fotografato a un certo punto la mia libreria. Mi sono trovato un po' come scriveva una volta Umberto Eco, facendo una prefazione di Andrea Pazienza, mi sono trovato come Cocco Bill che deve parlare di Iacovitti, insomma. Mi sono trovato personaggio in qualche modo dentro questa impresa veramente labirintica, ma molto appassionante, e la passione credo che abbia un ruolo di molto sfaccettato a molte facce di questa impresa di Mauro Cenci.